siedono sui banchi dell'aula di Norimberga Hermann Göring, capo della Luftwaffe, uno dei vertici del regime, Rudolf Hess, già delfino di Hitler, Joachim von Ribbentrop, ex ministro degli esteri, il feldmaresciallo Wilhelm Keitel, capo di stato maggiore, e il suo più stretto collaboratore, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, ex capo della Gestapo, l'ideologo razzista Alfred Rosenberg, Hans Frank, ex ministro della giustizia e governatore della Polonia, Wilhelm Frick, ex ministro degli interni e Reich Protector di Boemia e Moravia, l'antisemita Julius Streicher, Walter Funk, ex ministro dell'economia e presidente della Banca del Reich, il grandammiraglio Karl Dönitz, che per pochi giorni ha retto il potere dopo il suicidio di Hitler, l'ammiraglio Röder, responsabile della guerra sul mare prima di Dönitz, Baldur von Schirach, responsabile delle organizzazioni giovanili, Fritz Saukel, organizzatore delle deportazioni di massa e del lavoro coatto, l'ex governatore dell'Olanda Arthur Seyss-Inquart, il ministro degli armamenti, l'architetto Albert Speer, il barone Konstantin von Neurath, ex ministro degli esteri, poi protettore della Boemia-Moravia, l'ambasciatore Franz von Papen, il banchiere Hjalmar Schacht, ex ministro delle finanze, Hans Fritzsche, ex direttore generale della Radio di Berlino. Questi prigionieri, dice il procuratore Jackson, rappresentano delle influenze sinistre che si dissimuleranno in qualche parte del mondo per molto tempo dopo che essi stessi saranno andati in polvere. Noi dimostreremo che essi sono i simboli viventi degli odi razziali, del terrorismo e della violenza, dell'arroganza e della crudeltà del potere.